L'hai fatto perché sapevi che oggi sarebbe andata bene, di la verità. No, è che mi dovevo alleggerire, mi rallentava un po', quindi a parte gli scherzi è bello perché ce la siamo guadagnata sul campo, lottando, combattendo fino all'ultima giornata e quindi è ancora più bello, abbiamo messo grande impegno, grande sacrificio e l'abbiamo fortemente voluta. Soprattutto nei momenti difficili ci abbiamo sempre creduto e quindi è strameritata questo ritorno in Serie A. Tu lo sai cosa significa giocare in Serie A con la maglia del Verona? Hai cominciato a spiegarlo ai tuoi compagni, qualcuno ancora non l'ha provato. Ma lo capiranno in fretta, ora è giusto che festeggiamo stasera e poi si penserà alla Serie A nei tempi dovuti. Ora è bello goderci questi momenti, ce li dobbiamo godere al 100% per poterceli riportare poi all'inizio della stagione prossima. Qual è stato il momento più difficile? Quando hai capito che sarebbe, a parte oggi, andato in Serie A Verona? Il momento difficile nel girone di ritorno ce ne sono stati un po', però credo che la svolta, quello che ci ha dato una grande energia, una grande spinta, penso la vittoria in casa all'ultimo nel derby col Vicenza, che ci ha regalato un'emozione incredibile, difficile da dimenticare, e quell'entusiasmo credo ci sia rimasto nelle vene, nel sangue, e l'abbiamo portato fino a oggi. Allora, partiamo con le domande banali. La dedica per questa Serie A perché? La mia famiglia, mia moglie e la mia piccola, che comunque anche in quest'anno in cui ho avuto dei momenti un po' difficili con dei piccoli infortuni che mi hanno fermato, per un giocatore è sempre difficile stare ai margini a guardare, loro ci sono sempre state e ci saranno sempre, quindi la dedica è per loro e il ringraziamento va a loro che sono comunque una mia fonte di energia. Altra domanda banale, la scorsa estate eri uno dei calciatori più ricercati dalla Serie A, sei rimasto qua a Verona perché hai sposato il progetto, l'anno prossimo sarai a Verona per portare avanti questo progetto. Ora penso a festeggiare, che è la cosa non più importante. Non essere diplomatico, però, dai. No, è la verità, è giusto che festeggiamo e domani o quando sarà, in questi prossimi giorni, ci si siederà a tavolino e si parlerà. Ora è giusto che si festeggia e ci si gode il ritorno in Serie A di questo Hellas. Questa è una squadra che può, chiaramente con degli aggiustamenti perché sono necessari, fare bella figura in Serie A, vedendo un attimo qual è anche il livello di questo campionato. Ora è difficile dirlo, sicuramente se manteniamo questo entusiasmo di queste ultime partite, credo che l'Hellas può essere una squadra fastidiosa anche in Serie A, dove sicuramente dovrà combattere per la salvezza. E poi sono discorsi che farà la società e il direttore. Noi adesso è giusto che godiamo questo momento senza pensare troppo in là. Ultima domanda banale per me, questi tifosi come sono stati oggi? Quasi 5.000, 4.100, insomma, che però sembravano 10.000. Sempre emozionante, sempre una grande spinta, e in campo si sente parecchio e credo che se non ci fossero loro, credo che questo entusiasmo, questa voglia di vincere verrebbe meno. Loro ti danno una grande carica e questa carica la sentiamo anche in campo e la riportiamo, quindi li ringraziamo perché anche oggi sono venuti in tantissimi e poi gioivano come quanto noi in campo, quindi è stato un qualcosa di bellissimo, c'è un filo diretto tra noi nel campo e i tifosi, quindi è un qualcosa di inspiegabile. Ora sarà bello festeggiare anche tornando a Verona, non solo qui a Cesena che sembrava di essere in casa, ma immagino la festa a Verona sarà un qualcosa di indimenticabile. Ecco, digli di rimanere lì in strada perché state arrivando. Sì, ci mettiamo un po' perché ecco, perché il pullman hai un effetto devastante. Sì, troppa energia. No, sì, se sì, ce la facciamo a prendere all'autostrada, perché ora tra bevute e cose mi sa che non riusciamo a salire neanche il pullman. Però non ha bevuto, quindi siamo qui. No, io volevo dirti l'ultima cosa, pensaci bene ad andare via da Verona, perché sai che fuori dalle mura di Verona non esiste nessuno. No, lo so quanto il valore che ha questa maglia, questi colori, l'attaccamento che ha questa tifoseria, credo che è difficile trovarla in un'altra città. E quello che mi ha dato a me comunque questa maglia in questi 2 anni e mezzo è un qualcosa di importante, dove non avevo fatto da nessuna parte. E
Posso solo ringraziare a tutta la società e i tifosi, perché mi sono sempre stati vicini e mi hanno sempre spronato a far bene, quindi li ringrazio. E un applauso anche a loro, perché comunque sono sempre stati presenti e ci hanno sempre incitato anche nei momenti più difficili, sia nella retrocessione in A sia quest'anno nel ritorno in A. Quindi ora festeggiamo e basta.